È andata anche velocemente perché ho sentito le ragazze che si stanno svegliando. Io la mattina sono abituato a svegliarmi in un certo modo, un Mai Chan Don e due ragazze a letto. Am la spray con trifito cumera mi cumera capiballa! Sono iniziate le ferie matricularum MMIV. Gran maestro essere molto temibile figura che comanda terribilmente il suo territorio e i suoi genti. Questo è un brindisi alle tradizioni, al piacere che noi portiamo avanti dal 1088. E soprattutto l'economia gira con me. Piacere di cuore. Ciao! Domani alla festa delle matricole. Vi aspettiamo in molti. Noi siamo il piacere della vita, tutto quello che è la libertà, il piacere di essere, noi lo siamo. Ma quanto è bella l'uva focarina, ma quanto è bella la pandemia. Noi giriamo nudi, in posizione retta, non beviamo quasi mai. Palle, palle rosse e gialle, ci vogliono le palle per l'università. Il professor di fisica studiando in un cannello, si rese incandescente la punta dell'uccello. E questo è il ragazzi, a 400 anni questa formula qui. In pono te felucam, seu berectum. Ordine. Seu manducationis et libationis, non plus fumationis. Quia, il fumo fa male, ite e moltiplicamini. Questo resiste. Surge Homo. Ammesso. Ammesso con fatica e dolore anche. Più che altro dolore. Gaudeamus iur iures sumus postcundam iuventude. Il Gaudeamus è la canzone storica di tutti i goliardi del mondo. Nossa debitumus. Bologna! Bologna qua! Bologna! Faccio l'appello, Melangola! Eccolo! Buongiorno, presente! Monte Cristo! Nudi, sbronzi e allegri, come tutti gli anni ovviamente. Sempre si sono divertiti, hanno fatto scherzi, hanno portato avanti le tradizioni che sono storiche per Bologna. Questa è la Magna Imago Aurea. È una riproduzione in scala del Fittone che è in via Zamboni. È il simbolo degli studenti bolognesi. È un simbolo che ha più di 900 anni. È un paracarro, una cosa che mettevano per evitare ai carri di entrare dove la gente camminava. Si narra appunto che Ercole si innamorò di Eclia, una favorita di Giove. Giove, incazzatissimo per questo tradimento della sua favorita, prese Ercole e lo scagliò dentro la terra. Però mossa a pietà del figlio, che era bellissimo, fortissimo e bravissimo, guardandolo lì in quelle condizioni terrificanti, gli chiese un ultimo desiderio e lui, guardando il padre, disse: fammi vedere la mia amata per l'ultima volta. Allora Giove dalle nuvole gli mostrò la sua amata e nell'impeto di questo viso ebbe questa erezione spaventosa che, sfondando la crosta terrestre, creò appunto questo concetto, un concetto. Forse una cosa un po' epica, mitica, non te lo so dire di preciso. Un cazzo, fondamentalmente. Ogni bottiglia ha la sua anima. La festa del venerdì sera, l'apoteosi fantastica,
con l'imberrettamento alla fine della caccia alle matricole. Grazie! Donne è andata benino, sono arrivato a 35 in 3 giorni, quindi sono un po' sotto media, di solito erano 12 a giorno, quindi me ne manca uno per raggiungere la media. La gnocca viva il suo potere, ci sta o non ci sta? Stai con noi, tu te divertirai, però mentalmente ci sta. Con noi tu giocherai, siamo davanti a voi senza piegarci mai. Hello! Ragazzi, devo fare la pipì. Tanto vecchi che passano i dolori, i seguaci di pacco e di mele, coi capelli color della cera. La sfilata dei carri è stata una cosa fantastica, sarà degna di nota da qui per i prossimi 15-20 anni perché abbiamo bloccato come sempre Bologna. Bisogna aprirlo il pomodoro perché si spiace. Tutte le mie balle, i miei 300 sottoposti hanno fatto il massimo che potevano fare e io sono stato molto contento di loro. Dovete morire! Con le altre città vanno sempre bene, nel senso che come fanno i preti col papa, come fanno i contadini col fattore, rispettano chi è la perfezione, cioè Bologna. Merda di qua, merda, merda, merda di là, merda, 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 per tutti gli angoli, per tutti gli angoli della città. Questo è il pranzo dei capi città italiani. Qua si decide la sorte della goliardia mondiale. Vabbè. Non ha appetito! Un pochino di sangue, va via Maria! Camera! Adios amigos, che parte! Non sono un clerico vagante, io puedo restar! La 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 la. Nella discesa di Carioli, che è sempre pericolosa, sempre fantastica, in cui le balle hanno espresso la parte peggiore di loro. Aspetta, faccio come fanno con Schumacher. Sono venute fuori le loro vere essenze, la loro sfida massima. Non sei il mio tipo. E anche quest'anno la solita acqua l'abbiamo pigliata sempre. Quando l'ha lato. Non la mettiamo sempre. Esiste questa cosa, in fondo all'altra leva del freddo. Dai. Ciao! Questo è il mio Cariolo! Guarda il mio Cariolo! Oh! Ha
foto di palla. Servizio Formula 1, chiamaci Pino. Sono il console, ho qui di fianco il mio proconsole, i patrizi e i popolani. Nudi! Rapidi, veloci. Tu che fai dietro? Ricomponetevi! E per la Bologna su una! Umana! Umana! Una! 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 Claudio Romagnolo, sono il gran feudatario di Romagna. Pantalun, lingua consunta DJ, Colombo IV. Adesso mi sto sollazzando con Bacco, Tabacco e Venere, ce l'ha lei. Inferno, vita, vita! Vita! Vita, vita! Vita! Vita, vita! Vita, vita, vita! Bacco, Tabacco e Venere sono le tre divinità sulle quali si fonda la goliardia. È una sigaretta! È una sigaretta! È una sigaretta! Bacco, Tabacco e Venere tutte le volte non trovo mai una sega. E niente, quindi sto un po' provato la serata di ieri sera, che è stata un po' devastante. Abbiamo bevuto e chiacchierato a volontà. Birra, birra e birra. E mi sa anche un po' di birra dopo, vero? Sì, anche la birra. Io. La goliardia fa bene al fegato, soprattutto lo attestiamo. Noi siamo gli studenti universitari che esisteranno sempre. Il mio nome è Sudoku, io Claudio Buselli. In arte c'è qualcuno che mi chiama Claudio, però mi incazza. Ormai io ci ho fatto l'abitudine. Feci mustè, spallina, sto arrivando, ovetto, Valvassino di Ravenna, in nomine Bacci, Bacci, Penerisque, Surge. La goliardia è il gioco di ruolo. Tutto quello che è venuto, compreso il D&D, il Dungeons & Dragons, è semplicemente qualcosa che ha messo delle regole che noi non abbiamo. E per spallire vincente! Fare bene a tutti. Diciamo che i tempi non sono molto per ridere, perché le cose che ci stanno d'intorno e le informazioni che ce ne dà tutti i giorni, purtroppo conto, non ci mette di buon umore. Ma devo dire che si concilia sempre meno, ahimè, con la vita moderna. Un nutri, Romagna, Romagna mia. Sono sempre tutti ingrugniti, tutti per falso, riso, per moro, menga, no? Certo, oggi la goliardia resta una specie di giacimento culturale, di giacimento storico, perché dico, non avrà più l'impatto di un tempo, però perché non rivisitarla? Insomma, si può anche pensare di farlo. Il Goliardi potrebbe essere qualcosa di importante in tutte le città, in cui il senso della novità e il senso della leggerezza si è perduto. Monte Cristo, uomo goliardico nasci tu e non divenire poti tu. Uomo goliardico nasci tu e non divenire poti tu. La festa delle matricole è un grande rito. Non credo che questa sia simile dai baccanali romani, però credo che ce ne sia bisogno, perché se stiamo sempre curvi sotto il peso della serietà della vita, ci intristiamo e non combiniamo niente di buono. Si stritta, il console si stritta, tutta l'occa si stritta. Siamo dell'occa, la valla dei Goliardi, siamo dell'occa, da sempre più bastardi, il console adoriamo, la nostra luce rifletta, passa che va cammino, anche nel tuo pelo metta. Hey! C'è bisogno
bisogno di questo contropotere giovanile, cioè l'università hanno bisogno di trovare nella componente studentesca degli interlocutori che non siano soltanto quelli che vanno a lezione. Per essere dei goliardi straordinari occorre essere capaci di una sorta di ingenuità, di stupefazione. Sapersi divertire, saper fare delle burle che non facciano così male. C'è un assoluto bisogno di goliardia, cioè di pensare libero. Oddio. Sono ingrassato di 8 kg e tutti di fegato. Sono orgoglioso di dire di avere governato la città grazie a me, grazie ai miei baroni e soprattutto grazie anche a voi. Siamo orgogliosi anche noi! Dichiaro chiuse! No! Non ce la faccio più e quindi ordine, signore! Dichiaro chiusa le ferie matricolari 2004! Omisse, se per Bologna vita vita! Vita! Vita vita! Viva! Vita vita! Viva! 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 Vita vita! Vita vita! Viva! Vita vita! Viva! Vita vita! Viva! 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 Adesso posso fare con le ragazze? No, sì, adesso puoi darti al sesso. Ok. Tu gira mentre... Sì. Comunque complimenti a Michaela e a Milena perché sono loro... Immobili, immobili. No, ma bisogna...